Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video con Vimi su Minecraft. Quest'oggi non andiamo direttamente nel mio mondo in survival, ma ho pensato che sarebbe stata una cosa carina provare insieme a voi, in vostra compagnia, un server particolare, ovvero Minecraft. Magari qualcuno già lo conosce, qualcuno un po' meno, e per quelli che non lo conoscono, è un server nel quale siamo in un mondo sempre di Minecraft, però molto particolare. Vivremo un'avventura in stile RPG. Ed eccoci qua. Come vedete, possiamo selezionare un'altra cosa. Il server è in inglese. E questo è l'unico punto un pochino scomodo, ma solo personalmente, perché, come vi ho già accennato tante altre volte, non ho una grande conoscenza di inglese, cioè riesco a capire qualcosa, ma se mi chiedete di parlarlo e tradurlo perfettamente, lasciamo perdere. Già anche solo visivo puoi capire le cose, qui possiamo selezionare il nostro personaggio. Abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 personaggi che possiamo creare per questo mondo. E ovviamente c'è anche, ci sono anche i VIP per chi paga. Direi di creare la classe. Allora, ed ecco qua. Possiamo creare un arciere, un guerriero, warrior, guerriero, un mago, un assassino e uno sciamano. E nel caso diventiamo VIP, possiamo fare il cacciatore, il cavaliere. Sono praticamente la versione avanzata dei primi. Il mago oscuro, il ninja e questo Sky Sea, non lo so, forse il il divino, qualcosa del genere. Vabbè, poi cosa abbiamo ancora? Possiamo anche scegliere queste cose qui e basta. Dunque, io cosa potrei fare? L'arciere, il mago, assassino, assassino, assassino è agile. No, farò il guerriero, vai. Facciamo il guerriero, che forse è la cosa più logica. Direi di partire. Mi sa che... Oh, ok, siamo arrivati. Non riesco a muovermi. Cos'è quella? Cos'era? Ho visto un impazzito. Ehi, Vimi, sei pronta?
premi shift per annoiare, ok? Almeno si capiscono i tasti. Ok, siamo arrivati con una carrozza. Cavalli, ciao. Questa era la nostra carrozza. Ci sono gli NPC. Devo andare di qua. Ok, Tazin Aledar. Ok. Mi seguono. Ok. Bello. Sembra proprio di essere in un posto da RPG, in un GDR. Dobbiamo aprire. Salve. Continua. Fallo. Oh. Ma è stupendo. Voglio un portone così in Minecraft normale. No, non fa passare. Non fa passare. Andiamo. Maialino. Mucca. È partita anche la musica. Molto medievaleggiante. Wild boar. Ma è un maialino. E mi ha dato uno smeraldo. Vuol dire che invece di darmi, che ne so, la bistecca, mi danno la moneta. Lo smeraldo attraverso i maialini. Dammene un altro. No, basta. Col soldato. Lui. Ok. Dica. Un soldato. Che ci fate qui? Entra nella caverna e trova l'armatura. Ok. Nella caverna. Qui. Devo andare qui dentro. Ok. Vengono anche loro. Oh. Parkour. Sto a vedere che cado. Devo romperlo. Ma questo non è Minecraft, è un altro gioco. Adesso 8 smeraldi e una cassa con elmetto. Ok. Uscita. Siamo abbastanza lontani dal portale, quindi non so come ci si arriva. Hanno anche rotto il ponte. Ad ogni modo, potresti aver notato che il tuo
non è identificato. Puoi identificare l'oggetto? Devo farlo. Devo. È vero? Devo identificarlo. Ah, lui può farlo? Ok, grazie. Qualcosa provo a tradurmelo da solo, qualcuno. No. Non possiamo rompere questo così facciamo il ponte che ci serve, no? Salve. Item identifier. Ok. Le puoi identificare questo? Prezzo 4 smeraldi. Oh, che bello! Ho il mio elmetto. Yeah, ho un cappellino all'ultima moda. Possiamo andare? Eh sì, è rotto. È proprio rotto. Ma ogni volta mi rallentate o mi bloccate. Oh. Yeah. Andiamo a guardare. Dobbiamo vedere di trovare il modo di passare di qua. Siamo in Minecraft. Possiamo costruirlo con gli alberi, no? Devo fare qualcosa qui. Cosa dobbiamo fare? Clicca sinistro. No, destro. Devo cliccare per spingere. Forza! Non avevo neanche l'accetta. Bene, possiamo passare. Perché? È pericoloso lì dentro. Riprendete delle armi. Ok. Mi ha dato l'arma. Una orca wood spear. Una lancia. Che me ne hai tolto. Bene. Posso difenderci. Possiamo difenderci. Ok, sono pronta. Anche se ho solo un cappellino però. Va bene? Pronti? Andiamo. Anche loro hanno le armi. Bene. Sì. Qualcuno non è stato così fortunato. Per di là. C'è. Oh, zombie.
Non preoccuparti. Ok. Decidi di combat. Bella questa arma qua. Avranno preso come base il tridente per farla. Più o meno alla stessa struttura. Mai visto uno zombie con in mano un blocco di ferro? Mi hanno dato un altro cappellino. Questo dà più cuori. Ah! Ai! Ma non fate nulla voi! Cioè, vedete che mi attacca e non fate nulla. Che faccio? Farmo un pochino? Magari divento più... Ah, scusa! Scusi! Scusi! Pensavo che fosse uno zombie. È verde uguale. Ah! Sì, spostatevi voi! Ti stavo dando la lancia in faccia! La lancia in faccia. Che rima strana è uscita. Insieme a un incantesimo. Aspetta. Ho lentezza! E affaticamento? Perché? Questi... No, non posso. No. Sei un guerriero, vero? Sì. Cammina dietro di me. C'è. Blocca tua prima abilità. Usa tuo compasso. Ok. Questo? La base. Questi erano i punti. Questi qua. Oh! Bene. E anche questi? Ora casta. Right, left, right. Così, così e così. Oh! Ho fatto il fulmine! Devo andare di là? Andiamo? Oh! Aspetta. Ci sono un po' di zombie? Corri! Oh. Ok! Corri! Corri! Salvi! Sono scomparsi tutti. Bene. Siamo tutti fuori. Ok. Dobbiamo tutti andare al castello? Ah, laggiù? Ok. Quello è il re? Oh! Meglio non attaccare le guardie. Mamma mia. Cos'è? Un teatro qua sotto.
Cioè, guarda, c'è di tutto. Wow. Togli la lancia. Salve, Ragni King. Salve. Ehi, il re. Piacere. Ok. Molto rispetto. Una pergamena di teletrasporto, ragno, per il regno ragni. Ok. Ragni teleport. Ok. Così posso... Ma è infinito o è da usare con parsimonia? Per ora lo metto lì. Grazie, vostra maestà, molto gentile, sua eminenza e trascendenza. Salve, salve, sono la nuova guerriera da queste parti. Non vi preoccupate, dormirete sonni tranquilli. È Giampancrazio! Ciao, Giampancrazio! Ah, urgente, bisogno di aiuto! Ma tu non hai esperienza per aiutarmi! Torna quando sarai salita a livello 3! Ok, va bene. Va bene, a livello 3 potrò aiutare Giampancrazio. Enzan. Salve! Nel deserto. Mio nome è Enzan. Sono un cavaliere... Sono un cavaliere in pensione. Ok. So quanto deve essere difficile essere una recluta. Quindi ho qualcosa che potrebbe aiutarti. Io non ce... Beh, io non ce l'ho. Ma mio fratello ce l'ha. Devo andare da suo fratello. Segui questa strada. Ha appena superato l'identificatore. Dirigiti verso la grande rampa di scale oltre l'identificatore. Ok. Brava la guardia. Cava bloccata. Ma tanto quella guardia stava sparando. Rischia di uccidere tutti quelli che non sono gli zombie. Andiamo là dal fratello che dovevo parlarci. Arrivo. Sto migliorando, sto diventato più forte. Una zombie gallina. Una gallina zombie. Grazie. Una piuma. Che c'è? E più di zombie qua. Una chest. Oh! Prendi tutto. Cos'è? Una pozione. Sei livello 10 tu! Ah! È un piccolo pinkling! È di livello un po' alto! Sei di livello un po' alto! Ah! Oh! Aspetta!
Sto perdendo vita. Dove è andato? Se n'è andato? No, se sono messi tutti insieme. Dove è andato adesso? Lui. No, la gallina! E te tutti insieme! Gallina, pigli, zombie, cos'è? Perché non lo becca? Oh, ce l'ho fatta! Mamma mia! Sono arrivato al livello meno 4? Sì. 6? No. Non dice anche. Però guarda quanti bauli che ho preso. Chissà cosa c'è dentro. Andiamo a scoprirlo. Corri. Che cosa sono così lenta? Guarda lì. Una battaglia. Attenzione. Finisco tra le botte di tutti. Salve! Ho un po' di bauli da farle aprire. Questo. Tutti qua. 55 monete. Sempre precisa, eh. Vediamo cosa mi dà. Aspetta. Questo è per l'assassino. Questo è per l'arciere. Io non sono arciere né uno né l'altro. Bene. Questi. Devo arrivare al livello 6. Arriviamo al livello 6. Così potrò mettere. C'è una cesta qui! Ma che fortuna! Che fortuna! Tu chi sei? Per partecipare a un raid? No. Obiettivo completato. Loot chest. Ah, era un obiettivo. Non lo sapevo. Ok, abbiamo anche questi. Basta 9 smeraldi. Oh, un altro. Stavolta mi ha dato un'arma. Arma unica. A meno. Sono più lenta a camminare. Va bene, vediamo. Sei più potente. Salve. Cos'è il nuovo ballo 3.0? Ci impiega comunque molto, eh. Identificatore. E il fratello è qua. Salve. Scusi? Non vedi che sono occupato? Oh, mio fratello? Scusa, non lo so. Perché sì, io attualmente sono qui per aiutarti. Posso aiutarti. Ma prima. Perché non aiuti me per. Ok, aiutami e poi ti aiuterò. C'è un fungo speciale che cresce in questa caverna. Ha proprietà energetiche.
Ok. Devo prendergli dei funghi energetici. Sicuro che non siano allucinogeni, invece? Magari sei allucinato e credi di poter smuovere un muro. Bene, direi che per questo video è tutto. Grazie di essere stati in mia compagnia. Salve. Se volete fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo server. E se vi va che magari porto altri video. O consigliatemi qualche altro server da visitare. Lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per aiutarmi a crescere. E noi ci rivediamo alla prossima, sempre con Vimi. Ciao ciao, ciao ciao.